11:15 dobbiamo interrompere, allora cominciamo per evitare di perdere tempo, perché siamo tutti. Prego, Manolo, Allora, 969. osservazione 369, chiedono in pratica il fabbricato è posto in area B2 in parte agricola con residenza urbanistica posto a ridosso del fabbricato senza possibilità di ampliamento sul retro, pur avendo a disposizione area di residenza e pertinenza. Dice che un ampliamento verso fronte strada è difficilmente realizzabile per garantire le distanze. E quindi in pratica loro chiedono che venga modificata la cartografia di piano ampliando la zona B2 sul retro del fabbricato. Osservazione che è stata accolta. Ora Antonella ha fatto fa vedere in pratica. Questa è quello che abbiamo messo, Antonella. O è quello che Sì, chiede? no, questo qui che vi faccio vedere ora l'abbiamo inserito. Sì, ma corrisponde alla richiesta Sì, dell'osservante. esatto. Questo era così. Ecco. Ok, Quindi. vogliamo ulteriori chiarimenti? No, Vogliamo. ascolta, io voglio vedere. Allora, questo era così, cosa gli abbiamo dato No, noi? no, 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 era. Questo è quello che gli è stato dato, Riccardo. Com'era prima, Antonella, me lo dico. torna indietro, Antonella. Non si possono mettere accanto l'uno all'altro, almeno si vede. Ma manca quel pezzetto lì in più, vedi Riccardo, quel Sì, dente, ma quello lì si vede. vedi con la manina, quella parte lì che diventa arancione, gli è stata data. Arancione. Tutta quella lì. No, levala, Antonella, levala. Adottata era così, Riccardo. Ah, Loro ok. chiedono l'estensione sull'area agricola perché vedi che c'hanno anche una piccola risede, no? In pratica. Quindi loro chiedevano un allargamento per poter fare eventualmente un ampliamento. Ora, diciamo, parliamoci chiaro, l'ampliamento sul fronte strada un pochino potrebbero anche farlo perché vedete che il fabbricato è anche arretrato rispetto agli altri sul fronte strada. Però ci è sembrato corretto, come dire, dare la massima potenzialità, no, all'intervento di modo che l'osservante decide dove porlo, insomma. E quanti metri gli Quindi si dà? Perché... non lo so misurare. Antonella riesce a misurare? Ecco. Allora, medi sono 9,70, medi a metà, come vedi. Quindi chiaramente varia, si riduce e poi si ingrandisce dalla parte verso ovest. vogliamo vedere su Google Sì, Maps. io la vorrei vedere. Ok, l'altrella ci sta facendo vedere quell'area. Lo vedete? In pratica si vede che è già, come dire, utilizzato a pertinenza del fabbricato perché c'è quell'area, come
come dire, sterrata, che sembra che indica come una strada di accesso, insomma, qualcosa di collegato, come un piazzaletto. Quindi abbiamo dato tutta la parte che loro avevano chiesto. Sono osservazioni? Ok, allora direi che si procede con la 370 manovra. Allora, la 370, come vedete nel registro che avete, scusate, ho una chiamata d'ufficio, aspettate un attimo. Bene, arrivederci. Allora, come vedete, non c'è istruttoria tecnica e abbiamo annotato di mandarla, come abbiamo effettuato, al geologo che ha l'incarico per il piano operativo, in quanto questa osservazione presentata da diversi cittadini chiede di eliminare una previsione che noi abbiamo messo con una localizzazione di distributori di carburanti e servizio della mobilità. E quindi loro indicano che chiedono questo stralcio in quanto sull'area c'è una pericolosità di tipo idraulico. E quindi noi l'abbiamo messa all'attenzione del geologo all'Agosta, che non ce l'ha ne ancora, diciamo, non l'ha ancora terminata, insomma. Scusa Manuela, le ragioni con cui viene indicata questo tipo di proposta mi pare di capire nella sintesi che sono anche la localizzazione rispetto a edifici o a insediamenti, Sì, come ad esempio. loro fanno diverse considerazioni, però diciamo per la parte idraulica noi non abbiamo la competenza. Lui dice, considerato che l'area ricade in classe pericolosità idraulica P3 e considerata la vicinanza delle abitazioni, si chiede lo stralcio della previsione, ed anzi che si preveda una riqualificazione dell'area per arte in piccola parte indicata come F1, area verde pubblico, piazze, spazi aperti attrezzati. Questo per la pericolosità di un impianto di distribuzione carburanti che sarebbe collocato adiacente a terreni coltivati ed edifici, in particolare ad abitazioni civili di residenza presenti accanto alla zona individuata, anche al fine di migliorare sensibilmente la percezione paesaggistica di chi arriva da o per l'autostrada e si trova alla porta d'ingresso del territorio di Camaiore e Lido di Camaiore. Quindi questa non è stata, diciamo, completata perché prima volevamo capire sotto il profilo idraulico l'incaricato, il geologo all'Agosta insieme all'ingegner Pagliara, se hanno dei rilievi da dire, insomma, perché in effetti a livello generale, diciamo, l'insediamento di questo tipo di strutture chiaramente comporta delle valutazioni molto attente per gli effetti che possono esserci sotto l'aspetto anche del rischio idraulico, no? Quindi aspettiamo queste considerazioni che non ci sono né ancora arrivate. Abbiamo sollecitato più volte, ma per adesso non ce l'abbiamo. Ma scusate, ma non è che noi qui, cioè normalmente non ne teniamo conto, no, del parere idraulico, perché sono pareri come si No, dice? aspetta Riccardo, non è il parere dell'autorità di bacino No, o del piano no, civile, quelli no, no. No, sarebbero salvo sovrapposti. i vincoli, no, si dice. Cioè noi, voglio dire, noi abbiamo dato disposizione di poterli fare, però se ci sono dei rischi idraulici è qualcosa sopra noi che non le potrà mai fare, cioè non lo so, non so se noi si entra in quel discorso, si entra nella logica di dare un parere dopo
che si è valutato il rischio idraulico, quello c'è a prescindere, No, no? no, infatti c'è un aspetto di rischio idraulico che non compete, cioè appunto è tecnico. E poi Appunto. c'è anche l'altro aspetto che loro dicono, unitamente alla problematica del vincolo idraulico, questi cittadini, diciamo, non condividono la scelta urbanistica. Sono due aspetti, diciamo. E giustamente come dici te, Riccardo, se poi al momento in cui metti che vanno a realizzare veramente l'intervento, chiaramente l'intervento deve essere conforme al vincolo sovraordinato, su quello non c'è niente da discutere. Questo hai ragione. E Sì. poi loro chiedono anche appunto l'eliminazione di questa, ecco, vedete quindi l'Antonella, no. Io se si può vedere anche l'area. Antonella, non è, avevi, stavi cercando l'osservazione, ma non è quella lì. Ma mi pare che l'Antonella ci sia andata. No. È l'area? Ma dove sarebbe lì? È lì all'uscita dell'autostrada, Riccardo. Alle bocchette, Sì. in fondo alle bocchette. Però dico, è tutta di nuova previsione, Manola. Sì, è una previsione, sì. Ecco, questa è l'area, ecco, ora Buongiorno. Antonella vi sta facendo vedere l'area che è stata individuata, è quella lì grigina. Come vedete, diciamo, ci sono c'è quella parte B3, no? Sia su entrambi i lati, quei nuclei, diciamo, quei piccoli nuclei di abitazioni esistenti. E credo che siano gli osservanti e quindi loro chiedevano lo stralcio di questa previsione. Ho capito, ora io volevo sentire anche come, quello che ne pensava Simone su questa pratica qui, perché io non lo so se che parere di una. Intanto scusate il ritardo, ma mi ero dimenticato dell'anticipazione dell'orario. Siamo all'osservazione numero 370. 370. Io se intanto Simone la recupera, volevo dire una cosa, cioè secondo me bisogna, come se la pongono gli osservanti, esprimerci sulla conferma o meno della previsione in termini urbanistici, no? Cioè riteniamo opportuno che quell'area dell'impianto di distribuzione carburanti e quindi di un'area di servizio per questo. Ma chiedo scusa se intervengo diciamo un po' a gamba tesa, fra virgolette, ma io non credo, Manola, che noi si possa, come dire, prenderla in considerazione più di tanto, perché qui si crea un altro problema. Cioè, gli osservanti, se capisco bene, fanno un'osservazione su una proprietà che non è la loro. Quindi, il proprietario dell'area interessata da questa previsione si troverebbe privato del diritto di osservare. Cioè, questa è una situazione molto, 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 delicata. Tra l'altro, se ricordo bene, questa previsione, nasce da... Si sta parlando della previsione del distributore, giusto? Questa Sì. previsione nasce da una manifestazione di interesse. E se non vado errato, però lo dico con beneficio di inventario perché la memoria mi può tradire, lo stesso consorzio delle bocchette ha più volte detto che servivano, cioè che sarebbero utili in quell'area servizi di una certa, di un certo tipo. Tra l'altro, quella è un'area che si colloca in prossimità no, di un importante accesso no, all'autostrada. Vicino ad una rotatoria, io francamente non vedo ragioni cioè non vedo né le condizioni tecniche né le ragioni per stralciarla, nel senso che non capisco il perché dovrebbe essere stralciata questa previsione. Io capisco che i vicini possano non essere, no, come posso dire, contenti, ma a parte un distributore non è, insomma, chiaramente
paragonato anche a altri insediamenti di altro tipo, diciamo, ha un impatto magari legato un pochino alla sosta dei veicoli, anche se lì la rotatoria c'è già, quindi i veicoli ci passano comunque. Però, per amor di Dio, capisco, no? Vanno rispettate le persone che fanno osservazioni, però dal punto di vista dell'interesse pubblico io non vedo il perché questa previsione andrebbe stralciata. Ecco, onestamente non. Simone, ti volevo dire una cosa. Io lo vedo, va bene, in questo punto qui può essere veramente anche utile, però se ci sono dei vincoli idrogeologici e sappiamo, tra virgolette, che poi, come diceva Riccardo, è una prescrizione sovrastante e lo blocca, è inutile dare delle false speranze che ci possa venire e poi dopo vengono bloccati in una seconda maniera, come si diceva. Come si è detto tante volte, capito? C'è questo vincolo, ci sono questi. Allora, questo ce lo deve dire all'agosta, infatti c'è scritto questo, nel senso che noi abbiamo, non so se vi ricordate, in sede normativa abbiamo accolto un'osservazione che ci chiedeva di eliminare, diciamo, gli elementi del rischio dalla possibilità di fare la previsione urbanistica, no? Nel senso che i distributori di carburanti, Michela, ovviamente non hanno i problemi, no? Diciamo così, di carico urbanistico che presentano gli edifici, no? Perché i distributori di carburanti sono spazi aperti dove le automobili sostano, diciamo, il tempo necessario per fare il rifornimento e poi ci possono essere dei volumi di servizio, no? Quindi la cosa che dico io è questa: è chiaro che se c'è una norma idraulica sovraordinata che ci impone di stralciare quella previsione, allora è un altro discorso perché avremmo fatto una cosa sbagliata in sede d'adozione, la correggiamo e il cittadino non è che viene pregiudicato perché se non ci può essere, non ci può essere quella previsione lì. Ma se invece quella previsione ci può essere e tutto dipende dal progetto edilizio, io questo non lo so, ma se invece la previsione ci può essere e la messa in sicurezza, diciamo, è realizzabile sul piano edilizio, e allora non, come posso dire, non vedo ragioni per stralciarla, vedo anche i problemi tecnici a stralciarla, oltretutto. Quindi, per amor di Dio, se all'agosta ci dovesse dire, all'agosta è, no, il tecnico che segue tutto questo aspetto del rischio idraulico e idrogeologico, insieme all'ingegner Pagliara. Se i tecnici ci dovessero dire che quella previsione non ci può stare, ne prendiamo atto, no? Ma viceversa, se ci può stare, io non vedo gli estremi per stralciarla, né dal punto di vista di un ragionamento generale, né dal punto di vista tecnico, ripeto, perché qui non sono, sono cittadini che non hanno fatto osservazioni sulla loro area, ma hanno fatto osservazioni su un'area limitrofa, ecco. Tra l'altro chiedendo lo stralcio, no? Mi pare. Quindi non è che hanno detto che ne so, c'è un errore per cui una parte dell'area ricade sul nostro, che ovviamente queste cose potevano essere accolte. Quindi io la vedo così. Ci sono osservazioni, quindi. Ma io l'intervento l'avevo già fatto prima, anch'io, infatti, come era stata illustrata, avevo delle perplessità, no? Nel senso che, se non si prevede cioè qualche servizio in quell'area, cioè non riesco a capire dove si possa prevedere, no? Anche perché è vicino ad un'area industriale, ad un'area produttiva. È vicino all'uscita di un'autostrada, quindi non lo so, avevo delle perplessità, ora me l'ha tolte tutte l'assessore, io francamente non lo so, rimetto un po' anche al volere di tutti voi, insomma, quello che decidete, io lì non è che la vedo ubicata male, salvo le prescrizioni che possono esserci da un punto di vista idraulico. Ci sono altri interventi? Se no si procede con la 374. Ok, andiamo alla 374.
Allora, si chiede che un terreno classificato E3 e quindi in zona rurale possa essere oggetto di un intervento per un'abitazione. L'istruttore di non accoglimento perché è in contrasto col piano strutturale e con la E con qui c'è scritto solo col piano strutturale, ma insomma anche con la legge regionale, per la verità, se siamo in territorio rurale è 3. Sapete, no? C'è un divieto di realizzazione di nuove residenze nel territorio rurale. Ora, almeno che, ecco. No, ma siamo anche lontani dal, vedete, il territorio urbanizzato è il B3, che è insomma altrove, eh? Osservazioni? Mi sembra tutto chiaro, qui. Sì, allora Presidente, vado avanti. 375. Qui si fa riferimento ad un'area che costituisce, secondo l'osservante, pertinenza di un fabbricato che in adozione risulta essere inserita in un'area a destinazione sportiva. Quindi l'osservante chiede lo stralcio di quest'area, ritenendo la pertinenza del proprio fabbricato l'istruttore di accoglimento. Quindi andiamo a vedere. Questa è l'avevamo già vista un'altra simile, che fa parte tutto del treno di queste case qua. Le abbiamo inserite tutte in zona B3. Ecco. È l'adottato, vero? In Questo questo è come l'abbiamo. Fate conto che ci sono altre osservazioni che hanno modificato questa cartografia, per cui la vedete di più, ma perché ci sono altre osservazioni. non ho capito qual è la casa. Allora, ora ti faccio vedere, eh? Allora, chiudo questo. Osservazione, aspettate, questo. Vedete? Che da così diventa B3. In quel pezzo lì, Antonella, dove sono le case, lo capisco e va bene, ma tutto quel pezzetto, quella strisciona dove c'è scritto i Questa qui l'abbiamo messa qui perché c'è un'altra osservazione. Che qui, questo, vedi questo sentiero, questo tratteggino che vedi? È Sì. l'ingresso di questa casa. Quindi ci sarà un'altra osservazione su questo. Aspetta che te lo dico subito, se l'abbiamo già vista o la dobbiamo sempre vedere, un attimo, che ora ti ci guardo. Allora, qui ci sono tre osservazioni. Allora, 299 l'abbiamo già vista. Poi c'era la 372 che è questa e la 616. La 299, se volete ve lo dico come abbiamo risposto. 299 l'avevate accolto. Era, aspettate, 299 era un'altra No, cosa, scusate. è un'altra Avevamo cosa. raccolto, ma no. Sì, era un'altra cosa, sì. È tutta la zona delle bocchette. Guardiamo se è la 616. Un attimo. Secondo me va ancora vista. Io Sì, può darsi, eh. non l'ho mai Sì, vista quella. perché fa parte, ora non mi vorrei sbagliare, scusate, ma come se ne sono viste tante, che fosse legata al discorso della scheda norma dell'F2, quando abbiamo guardato l'osservazione che abbiamo ridotto l'F2, per cui era inserita dentro l'F2, per cui non è qui, ma era nella scheda norma, guarda, e bisogna vedere se è la 616.
perché a me mi risulta qui un'osservazione. Se Antonella, ma ora non stiamo a... Appunto. Tanto la troveremo, se non l'abbiamo fatta la troveremo. Ok, comunque è così, l'osservazione è questa, però se l'avete capito è così. Ma io voglio capire una cosa, allora sì, è vero, la troveremo, però la 616 che dici te, Antonella, non c'è qui, quindi io non so quell'area lì, come è, cioè forse era aspetta, già... Aspetta, può darsi che sia stata vista, se mi date un attimino di tempo ve lo dico, un attimino. Sì, perché come ci ha fatto vedere il prima e il dopo, sembra che con l'accoglimento dell'osservazione 375 venga inserito anche quello lì, capito? Infatti. In accoglimento della 375. Infatti, secondo me è così. Infatti, secondo me è così. La 116 era tra le schede norma che abbiamo già guardato. Dovete vedere il registro delle schede norma. Che ora ho, non c'è verso, non le trovo, mi sa che l'ho lasciata a casa. Oh, grazie. Va bene, dai, la questione è chiara. Al tempo stesso va detto... E qui stiamo guardando le osservazioni cartografiche, quindi no, è bene farsi un'osservazione puntuale. Ti rendi conto? Sotto il profilo cartografico, ok? Cioè, tutti gli appunti non la trovo più. Antonella, il microfono. Oddio, scusami. Antonella? Che cosa devo fare? Perché mi sono persa. Beh, il tema è chiaro, si tratta di... Allora, forse lo accennavo alla Michela, diciamo, gli edifici che si vedono in alto a destra, no? Evidentemente non possono far parte dell'area F2, questo mi pare evidente, nel senso che l'area F2 è un'area... libera con una destinazione sportiva, tra l'altro se vi ricordate la scheda norma insomma precisa anche con un gradiente ambientale di insomma di alto valore, quindi con una insomma con un'attenzione appunto anche all'aspetto insediativo molto molto particolare, insomma, quindi non ha senso tenerci dentro delle civili abitazioni o comunque fabbricati con altre destinazioni. Quindi sul fatto che questa striscia di edifici non possa stare nell'F2 direi che non ci sono dubbi. L'unica cosa forse che merita Antonella approfondire è appunto, come diceva la Michela, se ho capito bene, questa striscia che invece sta fra questo gruppo di abitazioni, nel senso che se effettivamente, vi dico come la vedo io, se effettivamente qui c'è l'accesso di un'abitazione e c'è poi una residenza di un'abitazione, allora anch'io non vedo problemi rispetto alla proposta. Se invece così non fosse, allora forse si potrebbe anche valutare di lasciare una striscia di F2, perché potrebbe anche essere utile avere un collegamento direttamente con la via delle Bocchette, per esempio un domani. Quindi forse meriterebbe magari Antonella andare con l'omino, no? A vedere, non so se la commissione... Io ora ci vado, infatti. Sì, ci sto andando, sì, ora ci sono. L'osservazione 616 mi sembra che non faccia riferimento a quella zona, però, quella da un punto di vista normativo.
Vedete? Allora l'area, aspetti che si sta. È quel filone di casa lì accanto? No, allora, questo filo di casa è quello che si è messo in B3, ok? E l'altro pezzo che si è messo in B3 è questo, cioè questo vialettino e la casa con tutto il giardino. Sì, sì, a me sembra, ora se ci vogliamo andare con l'omino, ma insomma mi sembra abbastanza chiaro che non ha senso mantenere una previsione, diciamo, a esproprio, perché l'area è realizzabile anche attraverso esproprio, o attraverso iniziativa privata o attraverso esproprio, chiaramente sì, sembra il giardino della casa. Antonella, ci puoi andare proprio con l'omino su via delle Bocchette, ci giriamo poi verso, almeno si vede bene. Ci sto... Scusa, io ora siccome mi è arrivata una telefonata non ho capito, qual è questa qui? Quella dove c'è la stradina? Sì, ora si va a vedere esattamente lo stato dei luoghi, ma sembra il giardino, Riccardo, quindi chiaramente se così fosse è corretto, no? Toglierlo, diciamo, dalla previsione. Stamattina Google Map mi dà dei problemi. Ah, eccoci, 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 eccoci. Allora, ecco. Dovrebbe essere questa. Aspettate, sì, dovrebbe essere. Questo è l'ingresso della casa, che è questa. Questo è il filare di tutte le B3. Si vede un po' maluccio. Quindi mi sembra che è abbastanza chiaro che, insomma, c'è un'area pertinenziale. Quindi mi sembra che la proposta dell'ufficio non faccia una grizza. Le osservazioni, richieste? Ok. È giusto. Avanti. Allora, osservazione 379. Allora, sono stati evidenziati errori nella tavola QP5I. In relazione ad alcuni manufatti che non esistono. E poi ci viene segnalato che all'interno della riserva di proprietà, nel PO in zona RBB e nel RU in zona B1, insiste un annesso agricolo con superficie coperta di metri quadrati 99. Si chiede che sia rivista la norma. Ma quindi mi pare, Antonella e Manola, correggetemi se sbaglio, che in realtà la parte cartografica, la parte normativa l'abbiamo già vista, e la parte cartografica è soltanto una correzione di errori materiali su una tavola. Alla quale abbiamo risposto nel solito modo che la base cartografica è della regione toscana. Non può essere... quindi il parziale accoglimento ha a che fare con la parte normativa. Preciso. Ok, quindi c'è il solito errore, cioè il solito no, insomma, ci sono queste differenze, no, fra la base cartografica della regione che non possiamo modificare e la rappresentazione e la, diciamo, la consistenza reale dei manufatti, che non è rilevante, ormai lo sapete, perché se il manufatto esiste si applica la disciplina di zona, e per il resto erano aspetti normativi che abbiamo già visto. Direi che si può procedere, perché mi sembra che non ci sia nulla di rilevante qui. Allora, l'osservazione 380 è la richiesta di modificare la cartografia in relazione al fatto che avremmo classificato un immobile ad uso civile abitazione come albergo. E l'istruttore di accoglimento. Andiamo a vedere. L'osservante dice che da oltre 17 questo anni. Lo sì, qui fu fatto l'approvazione, cioè ci fu fatto un piano di dettaglio che era già aveva già classificato questo edificio che era albergo in appartamenti. E niente, viene corretta questa classificazione perché non è un D4, ma diventerà una zona 1B. Questa qui viene elevato di 4. In particolare l'osservante ci dice: guardate, è oltre 17 anni che ci sono abitazioni. Sì. Chiaramente, insomma, sì.
Ma dov'è questo? Si può vedere? Sì, No, vabbè, certo. niente da dire, per vederlo. È in via Papini al Lido di Camaiore. E stamani, eccolo, eccolo, abbiamo internet un po' a rilento. Mamma mia, guarda lì. Oh. Allora, 1, 2, 3, 4 e 5, eccola qui. Ok. Aspetta, uno di questi edifici qui ora glielo faccio, si deve comporre stamattina un problemino. Vabbè, ma insomma si vede, dai. Sì, è questo qui dove c'ho il mouse io, è questo qua. Ok. Allora, presidente, vado avanti. Sì, direi di sì, non c'è nessuna osservazione a quanto vedo. Ma avete controllato che sono abitazioni? A vederlo così, da dove lo vedete che sono abitazioni? Scusami, perché lo dice l'osservante? No, No, risulta perché dagli abbiamo una dati. pratica di piani di... Sì, perché abbiamo proprio una pratica di piani di dettaglio, abbiamo guardato Ah, ecco. le misure catastali. No, tranquilla Ok. Michela, non è Ma punto è quello. bello. No, perché a vederlo così è Dai, un no, no, sorpreso. tranquilla. No, tranquilla, tranquilla. Allora, osservazione 381. Sostanzialmente l'osservante si lamenta di un segno cartografico che divide due mappali che però fanno parte di un unico ambito di resede. E niente, fa parte di un segno che è nella base cartografica della regione Toscana, quindi non può essere eliminato, ma ovviamente non ha rilevanza, anche perché qui è un segno comunque interno all'area V2, quindi non provoca nessun problema. Ma io lo voglio Poi, vedere questo segno qui. sì, facciamo Aspettate, ora ve lo rivedere faccio il vedere, segno, Antonella. aspettate. Sì, un attimino, aspettate un attimo perché ho un po' di problemini stamani. Allora. Allora, il segno di cui lui parla è questo qui, ora vi faccio vedere. È questo qui. Questo che vedete qui. E quindi questo qui che Non definisce. implica niente, Riccardo, cioè quello è un segno irrilevante, non ha nessun significato pianificatorio e normativo. Lui dice: non capisco a cosa corrisponde quel segno, eliminatelo. E l'ufficio risponde: guarda, è nella base cartografica della regione Toscana, non lo possiamo eliminare, ma non ti comporta nessun problema. Nel senso che, ora non lo so, ma se lui è proprietario del fabbricato, no? La resede non è individuata da quel segno, la resede è interna all'area B2 senza problemi, insomma.
Si può vedere anche con Google, perché vorrei vedere che sia tutto inserito bene, almeno che non li pregiudichi l'intervento. Ma cosa? Scusa, non ho capito che vuoi vedere, Riccardo, perdonami. Da Google, vedendolo dall'alto, non si veda questa distinzione che faccia parte di tutto il fabbricato. A livello urbanistico però non c'è nessuna distinzione. Ecco, appunto, è così. Cioè, è tutta per due. È influente, come dice l'assessore Jacopo, non cambia niente. Quel segnolino non ha nessun significato, Riccardo, per essere chiari. Può essere perché gli pare. Può avere un significato edilizio, ma non urbanistico, ecco, non è che gli produce limitazioni all'intervento che può fare. Edilizio che vorrebbe dire? Vorrebbe dire che è un terrazzamento, un dislivello, sai, e quindi magari può darsi che ci sia un dislivello. Lo possiamo vedere un attimo l'intervento, ecco, però e quindi dal punto di vista edilizio non comporta niente, cioè lui può fare tutto urbanistico, edilizio sempre i luoghi, no? La conformazione dello stato dei luoghi chiaramente comportano sempre un confronto con il tipo di intervento edilizio che puoi esercitare. È chiaro che se sei su un campo che è tutto pari è diverso che se sei in collina dove magari c'hai dei terrazzamenti, dei movimenti di terreno e così via. Non vorrei che il fatto di non accogliere questa osservazione possa pregiudicare da parte dell'osservante l'intervento. No, perché come te l'ho detto gli altri, sono in B, capito? E conta l'area. Infatti lo voglio capire perché mi risulta che, insomma, vabbè, quindi voglio capire bene, lo voglio vedere perché, vabbè, lo voglio vedere, scusa. Vuoi vedere il segno? Sì, ho capito. Mentre l'Antonella lo mette, volevo dire questo a Riccardo, la Manola usa una terminologia molto tecnica, no? Quando dice edilizio intende dire che quello è un segno descrittivo, no? Cioè che descrive uno stato dei luoghi, capito? Non che gli comporta delle limitazioni sulla facoltà edificatoria, nel senso che quelle non sono compromesse da quel segno, casomai la Manola ti vuol dire se c'è un terrazzamento, se c'è un fosso, se quello non ci si può fare nulla, no? Ovviamente. Questo è il senso, ok? Infatti io non essendo della materia... ma io siccome avevo intuito che si stava creando quel tipo di equivoco, diciamo, sono intervenuto per questo. Quindi questo segno qui però qualcosa ci racconta del territorio. Ci dice? E se no non ce l'aveva messo. Potrebbe essere una curva di livello, come ti diceva la Manola, oppure un piccolo fossetto, boh. Cioè, capito? Lui dice non corrisponde a niente, quindi potrebbe essere anche un errore. Noi non lo possiamo eliminare, ma non gli pregiudica nulla, nel senso che se non c'ha limitazioni fisiche alle facoltà edificatorie, la resede non è compromessa, ok? Guarda, corrisponde allo stradello. È un limite, sì, un limite. Quel segno, vedi, corrisponde allo stradello grigio con questa veranda, qualcosa. Che vuol dire un limite? Un limite tra il campo e lo stradellino. Sì. Ma è un elemento che viene rilevato dalla foto aerea satellitare che viene fatta. Ma non riceve sulle possibilità di intervento quella. No. Lui si può fare tranquillamente l'ampliamento, si può fare quel che gli pare, perfetto, lo può spostare questo stradello, no. Va benissimo, a me mi interessava questo, grazie. Allora, poi, osservazione 183, giusto? Sì. Allora, è la correzione dell'errore che ogni tanto si trova da P4 a P2 e quindi è accolta. Ok, la stessa, sì, va bene. Poi osservazione 384. Questa è simile a una che abbiamo visto poc'anzi, cioè anche qui abbiamo classificato D4 un fabbricato che in realtà ha una. È sempre il solito fabbricato, Simone. Ah, è quello che abbiamo visto prima. Sì, evidentemente sono proprietari. Si vede anche dal mappale, se guardate il mappale della 384 è uguale al mappale della 380, ok,
E allora è quello di prima, soltanto un altro proprietario, immagino. Ok, allora, osservazione 386. Anche qui è una richiesta di correzione di un errore cartografico, vale il solito ragionamento, la base cartografica è quella della regione, noi la possiamo modificare, ma l'errore non ha rilevanza. Poi, osservazione 389. Ecco, qui risiamo nuovamente alle bocchette, quindi può darsi che si sia nella zona che analizzavamo prima, perché si dice che i terreni e l'immobile sono stati inseriti in un'area a destinazione sportiva, in realtà siamo in una situazione di presenza di fabbricato residenziale e c'è la strada di accesso all'abitazione inserita nella zona sportiva, quindi mi sa che è quella che abbiamo visto prima, Antonella, eh? Antonella? Dimmi. Esatto, È dove eravamo prima? La stessa situazione di prima? Ok. sì. Poi, osservazione 391. Allora, vengono chieste una serie di cose. Di verificare la consistenza di una strada che collega via Macchia Montegiorini con la via del Tagliamento. Poi di dare previsione per la realizzazione di un sistema pubblico di verde parcheggio in alcune aree che vengono individuate e che sarebbero già state cedute al comune. Poi inserire un percorso ciclopedonale lungo l'argine del Trebbiano e di confermare una vecchia previsione di RU su un parcheggio pubblico relativo a un mappale. Quindi qui bisogna procedere un momentino con calma, nel senso che vanno viste. Allora, quelle cartografiche sono sicuramente la numero 1, che chiede di verificare la consistenza di una strada esistente. Ora, quella ovviamente è quella che è al di là della rappresentazione cartografica. Non so se su questa abbiamo fatto qualcosa, Manola, Antonella, il punto numero 1. Allora, Mi le sembra che modifiche abbiamo si sono. fatto. Antonella. Dici. Allora, questo, ascoltatemi, guardatemi qui. Allora, questo qui è quello che avevamo adottato, va bene? La zona soggetta oggetto dell'osservazione. Noi abbiamo approvato delle modifiche cartografiche che lui ci menziona e ora accendo le modifiche che sono queste. Abbiamo riconosciuto il parcheggio qui che è esistente Ok, e quindi poi scusa Antonella, abbiamo. fermati un attimo. Sì. Questa è la numero 4, confermare la 4. previsione Infatti, dell'R1, eh? sì, no, dicevo di andare avanti con i numeri, cioè la strada esistente è il numero 1. Qual è? È È quella, quella che perfetto. vedi bianca dove ci mette il cursore Antonello. Perfetto, ok, poi. Poi c'è il punto 2 di dare previsione per la realizzazione di un sistema pubblico di verde parcheggio nelle particelle già cedute al comune. Le previsioni del PIO indicano tale area come zona D2, vista la distanza dal fosso dal Trebbiano, la conformazione della viabilità alla proprietà pubblica, si ritiene indispensabile dotare l'area di spazio al servizio del complesso recente. Ecco, su questa cosa abbiamo detto, ma ci abbiamo delle aree, ci sono delle aree del comune lì? Questo Antonella, Manola. allora il 4
allora aspetta un attimo, andiamo avanti. Sospendiamo un attimo il 2. 3, di inserire nelle previsioni il percorso ciclopedonale lungo l'argine del Trebbiano, e mi ricordo che era stato fatto questo, Antonella. È quel tratto delicato celestino dove Antonella ci sta passando il cursore. Sì, va bene. E poi il punto 4, di confermare la previsione dell'RU in merito alla dotazione del parcheggio sul mappale 2023, che è quello che vi faceva vedere l'Antonella. Ok, quindi l'1, il 3 e il 4 sono sostanzialmente accolte. La 2, se capisco bene, non sarebbe accolta, perché non vedo verde. Lui chiede di inserire alcune particelle. Allora, scusatemi se interrompo un secondino. Allora, quando parla il punto 4... Allora, il punto 4, scusatemi, che lui parla appunto di confermare la previsione dell'RU in merito alla dotazione di un parcheggio pubblico sul mappale 2025, non è stata accolta, perché è qui, lo vedete? Ah, è qui, è nella zona qui. Questa non è stata accolta, va bene? Vabbè, per ovvi motivi aggiungo io, nel senso che ovviamente era una proposta che potevamo considerare in una fase diversa, non in questa, perché altrimenti il proprietario... non viene messo nelle condizioni di osservare, ok? Mentre il parcheggio di cui parla è il punto 2 dell'osservazione, che è questo qui. Però Antonella, per capire, non tornano mappali, perché nel punto 2 cita mappali che non sono il 2023. Ah no, il 2023 è quello, no, che non abbiamo accolto. Esatto. Okay. Però scusa Antonella, non ho capito una cosa, lui nel punto 2, no, dice di dare, di prevedere, no, un sistema pubblico di verde parcheggio, come se fosse un'area libera, invece noi i due nero stiamo segnalando che l'area è già tutta occupata da un parcheggio, l'area a cui fa riferimento lui. Me le fate vedere perché io se ti metto mappali, io non capisco senza mappali. Vai, messi. Cioè, scusa Riccardo, per aiutare anche la cosa che dicevi tu, il punto 2, i mappali 2449, 2469, insomma tutti questi qui, fanno riferimento tutti all'area I2 nera, cioè gialla con la scritta nera, Antonella? Sì, esatto. Puoi ingrandirlo così lo vedano anche la commissione mappali, perché almeno io non riesco a leggerli. Scusate, il 1706, 1705 dove sono lì? Io non le vedo. Aspetta, che ora guardiamo un po' se lo fossero particelle vecchie. Aspettate un attimo. Ora scusate, ferma un attimo, Antonella. Aspetta, se no, ora torna nel senso. Lo vedete che le particelle sono a cavallo fra il parcheggio e un'area verde che è l'area, diciamo, che costeggia il fosso, lo vedete? Quindi lui faceva riferimento a questo, non si capiva se era un aspetto di progettuale o esistente, invece è esistente, cioè questo sistema di verde pubblico e di parcheggio è esistente, forse andrà risistemato l'argine lungo il fiume, quindi questo mi sembra abbastanza chiarito, lo vedete che le particelle sono a cavallo fra il giallo e l'argine del fosso? Quindi sono... faceva riferimento a questo, per me questo mi sembra ora abbastanza chiaro. Quei fritelli lì di particelle, tutte quelle fazzolettine lì di particelle piccine. Esatto. Quindi questo è il punto 2, poi la strada esistente è quella bianca che abbiamo visto prima, è il punto 1. Quindi queste sono tutte del comune, queste particelle. Questa è tutta roba del comune, sì. Ceduta dal comune, di fatto esistente a livello urbanistico per così come ce la chiede. Probabilmente andrà riqualificata, ecco, immagino, da quel che si capisce dall'osservazione, però e quindi noi l'abbiamo inserita come, diciamo, acquisizione già avuta al patrimonio pubblico di tutte queste cose. Poi la strada bianca l'abbiamo visto prima, il parcheggio di progetto non si può valutare in questa fase perché non, il proprietario di quell'area non sarebbe messo in condizione di osservare, e il percorso ciclopedonale è stato inserito
aggiungo io, non è che vada poi previsto, il percorso ciclopedonale lungo l'argine lo puoi comunque fare, comunque l'abbiamo, diciamo, evidenziato meglio, se capisco bene. Ok. Scusate, ma io la voglio vedere anche su Google dopo a modo questa qui, però voglio capire, cioè, se questa qui dice, era fatta tramite comparti, no? Cioè, ma le previsioni, perché non sono state realizzate le opere che dovevano essere realizzate? Ma Riccardo, non lo so se non sono state realizzate perché Infatti si la volevo sono. vedere perché. Andiamola a vedere. Allora, questa è la strada che abbiamo inserito e c'è. Questa Ok. è Ma io la l'altra volevo vedere strada su che abbiamo Google, inserito e però, c'è. io la volevo vedere su Google, ti dico la verità, perché lì c'è, ma. Ma e questo è Google? È Google, Riccardo, questo. Quindi i mappali ti danno noia mappali, Anto, Ecco leva di fatto, mappali. ok? Ma dai, brava, brava Manola. Ok, va bene? Allora, questa via qui esistente. Una, questa via qui esistente, due, questa qui è tutta l'area con il verde lungo il fosso e questa è l'area Perché del non ho fatto parcheggio. nulla. Questa è la Sì, situazione allora. ad oggi, non so. C'è stato fatto nulla. Scusate, ma è abbastanza semplice dal punto di vista urbanistico. Poi, nel senso, questa è un'area a parcheggio esistente che chiaramente Riccardo va riqualificata a occhio, no? A vederla così. E più c'è un verde lungo fiume che probabilmente anche quello merita di essere riqualificato. Infatti, torna a quello che dice Croce del Ferro. l'osservante, no? L'osservante dice, realizziamo un sistema pubblico di verde parcheggio. Giustamente il comune prende atto che esiste, ma va riqualificato dal punto di vista delle opere pubbliche. Il ponte di attraversamento che Ci chiedono. mettiamo d'accordo. Antonella, il microfono. Il ponte di attraversamento chiedono anche, no? Scusa Riccardo, dov'è che lo chiedono che mi Ma sfugge a io lo me? vedo qua sul regolamento urbanistico, prevedeva anche il collegamento di via Montegiolini con via Tagliamento, con una nuova strada, la costruzione di un ponte di attraversamento del Fosso Savoia a servizio della strada suddetta. Dei ponti non ce ne sono. Io non Sono capisco. ponti. Lui chiede conferma di metterci il ponte. Dice il regolamento Ma urbanistico dove? prevedeva. Com'è Il il? regolamento urbanistico prevedeva, dice. Ma posso fargli una domanda? Io i luoghi li conosco lì fino a un certo punto. Ma quel ponte lì serve nel senso. Ecco, bravo, hai detto la cosa giusta, perché No, secondo perché me. avere una strada di collegamento a due passi. Lo vedete qua giù? Guardiamolo allora, perché lo prevedeva, se non serve, è un modo di dire. No, non lo so, me lo domandavo, non è che, cioè. Giusto. Vedete questa strada Questa bianca in alto a sinistra? qui è la previsione del regolamento urbanistico che dice Riccardo, che c'era la previsione appunto di fare questo collegamento qui No, nel con senso che il lo sapete, ponte. no? Che i ponti sui fossi sono sempre problematici per le interferenze idrauliche che hanno. Quindi mi domandavo se serve, perché si può anche prevedere un ponticello sopra il fosso, tanto la fossa non è proprietà privata, no? Però non so se ha senso, perché vedo questa strada più in alto bianca, no? Si può tornare sullo stato dei luoghi, Antonella? Lo vedete qua su in alto a sinistra? Cioè, mi sembra, io non Il vedo. ponte dove doveva venire? Io non ho capito bene il ponte dove doveva venire. Ho visto un Savoia, In ma dov'è? mezzo, lì, Riccardo, lì. Ah, perché è un fosso quello lì. Sì, un fosso. Però lo Infatti vedi? non mi sono posto. Lo vedi che l'accesso è poco più in là? Cioè, francamente.
No, è che ci sta a fare lì un ponte, che c'è l'accesso laggiù, come dice Simone. Mi sembra, ora io lo stato dei luoghi lo conosco relativamente. O ci si va con l'omino davanti, o a vederlo così si vede... Antonella? Dimmi. Dicevo, la strada che si vede, no, che collega le due parti attraversate dal fosso, ha problemi in questo momento, che tu ma sappia? Questa, cioè... dici? No. Vai su con la mano. Lì. Questa, no? Perché? Che problemi ci deve avere? Appunto. No. Allora si dicono, lui ci dice un ponticello ciclopedonale. Appunto. È una passerella, in sostanza. No? Se è quella che capisco bene. Anche se non capisco, continuo a non capire troppo bene. Sì, lo capisco poco anch'io, però insomma volevo capire. Una passerella ciclopedonale dove? Sì, dove c'è la manina dell'Antonella, però per andare dove? Nel senso, cioè... Ha francamente... dice l'ultimo del Trebbiano, capite? Ma forse vuole andare sul percorso pedonale che è previsto laggiù, che poi ti porta... Hai capito? Sì, perché... Per collegarla a un parcheggio sulla via Italica, dice. Ma ci arrivi anche da sopra, no? Cioè, quello che capisco io. Vabbè, da sopra ci arrivi, sì, nel senso, vai sulla via, di là su quella strada, che è la via Mincia, come si chiama quella strada? Non la ricordo. Poi rigiri di sopra, sì. Sì, perché loro dicono parcheggiamo le macchine lì dove è previsto il parcheggio e andiamo a casa a piedi, no? È quello il senso. Senza andare di là, non è un discorso di auto. Sì, ho capito, allora... però... No, scusa, ma se il regolamento urbanistico lo prevedeva, un senso l'avrà avuto, no? Cioè, ora, io al di là, se poi può essere utile o meno, c'era. E qui il senso è, no, si diceva del che senso ha. Ha senso, perché se io parcheggio le auto qui e voglio raggiungere le abitazioni di là, attraverso questo ponticello. Ascolta, tagliamo la testa al toro, tanto mettercelo, danno non ne fa. L'unica cosa... siate d'accordo, è la mia proposta. L'unica cosa, Jacopo, dimmi. Sono d'accordo, ma non capisco dove. Cioè, se la logica è quella che dice Riccardo, non è su lungo l'argine del Trebbiano, è sul Trebbiano, cioè attraversando il Trebbiano, sì. Non lungo l'argine. Lui dice lungo l'argine, invece, capito? È per quello che non capisco. Boh, allora, lungo l'argine, allora. Il percorso ciclopedonale lungo l'argine del Trebbiano dove realizzare un ponticello pedonale di collegamento con il parcheggio. Il parcheggio. Ma nell'osservazione Antonella non ci ha evidenziato niente a volte perché fosse un po' più chiara. Sì, infatti è un po'... Ora l'apro, ve l'apro. Aspettate, ve l'apro. Detto ciò, forse ha invece fatto un altro ponte, un adeguale esistente nel caso, no? Sulla via Macchia Monteggiorini. Pronto? A cavallo del Trebbiano. Sì? Buongiorno, sono Saveria. Saveria, ciao. Ciao, ti disturbo. Ma no, il microfono. Sì, ha ragione Jacopo, lo riletta con calma. Lui chiede un ponticello che colleghi quest'area con la via Italica. Quindi non si al fa parcheggio della via Italica allora. Non si fa riferimento al punto che stavamo guardando. Dove forse c'era una previsione esistente, ma è diversa da quella che chiede lui ora. Lui la chiede a cavallo del Trebbiano, è scritta male, ma la chiede a cavallo del Trebbiano fra quell'area di là e il parcheggio lungo l'Italia. E c'è ora torna. Sì, c'è ora... un parcheggio anche lungo la via Italica che potrebbe collegare le abitazioni allora. Sì, sì. Diciamo, però il ponte che è sulla via Macchia Monteggiorini, per intendersi, è lì. Sì. Cioè, sì, quello là non ha senso, come diceva Simone, perché c'è già la strada. Appunto. Antonella? Sì. Ce lo fai vedere il punto che indica esattamente l'osservante?
E questa è l'osservazione. La via italica, Antonella. Ma secondo me è questo allora. Cioè, la via italica è questa, giusto? Oh, oh. Eccolo lì, eccolo lì. Ho oh, capito? E lì ha ragione. Sì, perché il parcheggio ha ragione lì. Ragione. Lui dice, lì c'è un parcheggio, io un domani ci parcheggio le macchine, prendo la bicicletta, faccio il ponticello ciclo pedonale e sono sulla via Italia. Ha ragione. Questo ce lo prevediamo, dai. La funzione è giusta. Sì, facciamo una correzione. Dopodiché siamo sicuri che si possa fare lì? A natura anche tecnica, perché io non lo so mica, c'è il problema del reticolo idraulico, le caratteristiche tecniche, diciamo, per la realizzazione dell'opera, che però è diverso dalla questo... urbanistica, chiaramente. Poi questa modifica... sì? Poi io credo, parlando con Fabrizio, che lui possa usare quel segno grafico che ha utilizzato anche per gli attraversamenti sulla via Aurelia, un paio, no, di collegamento fra, diciamo, la parte a mare della via Aurelia e la parte a monte, dove lui ha messo un segno che vuol dire, no, diciamo, una modalità di attraversamento, ok, senza indicare quale potrebbe... E quindi qui forse ci potrebbe essere una previsione analoga. Chiaramente qui l'unica possibilità è un ponticello, però proprio, no, Jacopo, per non disegnare una strada, no, ma indicare l'esigenza di un... No, va bene, Simone, nel caso potremmo capire, valutare se non sia opportuno, visto che è in arancione la via Macchia-Monteggiorini, l'adeguamento anche a scopo ciclopedonale del ponte che la attraversa il Trebbiano, quel punto lì, che è contiguo al parcheggio, cioè si sta parlando di 20 metri a monte o a valle, in realtà. Non è che non voglio fare la passerella ciclopedonale, stiate attenti, però siccome si attraversa il Trebbiano e di là c'è un altro fosso che entra nel Trebbiano. E Jacopo, vi ricordo che il colore arancione la indica già, l'adeguamento della via Macchia Monteggiorini. Un ulteriore, come dire, elemento, nel senso che si adegui non soltanto in termini di carreggiata carrabile, ma anche per la mobilità debole. Ecco. Quindi, in definitiva, qual è il problema che sollevavate? Che qua giù non ci si possa fare, dici, secondo te? Non lo sa. Non lo so, perché dicevo il dubbio che è te, il dubbio ce l'ho, Riccardo, perché vedi, c'hai il Trebbiano più c'hai un altro fossetto che è quello dove si pensava prima l'attraversamento, che ci si interseca, capito? Quindi ragioni nello stretto e con tanta acqua, per intendersi. Però, nel senso, se comunque non è un gran danno se invece di farlo lì si fa in cima al parcheggio, capito? L'obiettivo è lo stesso. Alla previsione forza. Mettiamocela, tanto voglio dire, è un ponticello, non è un'attività, se poi non si può fare non nuoce a nessuno, e che la previsione ce la mettiamo, poi che venga fatto un po' più su, un po' più giù, sarà da valutare dopo, presumo. Sono d'accordo, sì. Sono altre osservazioni a questo punto su questa? Beh, allora 406. Allora, questa è un'osservazione che mi sembra abbiamo già visto in sede di scheda norma. Si fa riferimento ad un edificio che è stato schedato come residenziale. In realtà è la pertinenza di una struttura alberghiera. E quindi loro chiedono che venga classificato come tale, insomma, come pertinenza di una struttura alberghiera. L'istruttore di accoglimento l'abbiamo già vista, nel senso che si fa riferimento anche a un parcheggio no, che è quello di una scheda norma che abbiamo. Ma l'andiamo a vedere? Sì, certo. No, questa osservazione qui non l'avevamo mai vista, Simone. No, abbiamo visto... Questa qui chiede. Infatti. Ho detto una cosa diversa, ho detto che fa riferimento l'osservante a un
progetto che coinvolge la realizzazione di un parcheggio a silos che invece abbiamo già visto. Ah, ok. No, l'edificio è questo, guardate. Questo è il più adottato, che è una zona 1B, e l'osservante, che è il proprietario di questo edificio alberghiero, chiede che anche quest'area qui venga inserita in zona D4. Infatti noi facciamo la modifica e la trasformiamo in zona D4. Fai vedere anche su Google. Sì. No, io sono d'accordo. Sì, andiamola a vedere su Google. Dopodiché, Riccardo, mentre andiamo a vederla, chiaramente qui è un'osservazione che va nella direzione dello sviluppo, no? Cioè, quindi... Anche per rendermi conto precisamente cos'è. Sì, sì, certo. Senti come soffia il vento. Allora, questo è l'albergo attuale. E questa è l'area che abbiamo inserito in zona di 4. Inserendola nell'area lì, quest'area qui può diventare un albergo. Sì, può diciamo procedere a realizzarvi o l'ampliamento dell'albergo esistente oppure una struttura ricettiva a sé stante. Potrebbe anche svilupparsi in altezza o deve rifare tutto ciò che c'è? Oppure potrebbe anche svilupparla, fare un albergo alto. Si applicano le regole del D4, mi pare che il D4 consenta anche la sopraelevazione di un piano, se vado a memoria, Riccardo, ovviamente poi questo è un aspetto che va visto con la soprintendenza, perché quella è un'area, diciamo, no, vincolo paesaggistico, però se non vado errato, il D4... Siccome gli edifici accanto sono tutti e due più alti, la sopraelevazione gliela consente. Sì, sì, io chiedevo un po' un altro, perché è dello stesso proprietario quest'area qui, perché? Sì. No, io sono favorevole, anzi, lì ci nasce un albergo ancora più bello, di dimensioni più grandi qualità, eh? Sì, sì, ma infatti anch'io anticipavo che questa è una di quelle osservazioni, fra virgolette, in controtendenza, no? Rispetto a altre, cioè sì. Ti chiede... cioè lui poteva farci le case lì, per essere chiari, e invece ci vuole sviluppare l'attività alberghiera, quindi ben venga, sono d'accordo anch'io. Bene, altri? No, ok, 407. Allora, qui si chiede che un edificio che è stato inserito nei nuclei di impianto storico venga, diciamo, classificato in modo diverso, perché avrebbe perso i suoi caratteri originari. E forse questa parte dell'osservazione, chiedo all'ufficio di verificare, può darsi che l'abbiamo già vista in sede di classificazione. Poi invece c'è un riferimento al fatto che avremmo inserito un terreno adiacente nella, diciamo, pertinenza del fabbricato, ma in realtà quest'area non è pertinenza del fabbricato, ma è pertinenza di un albergo esistente. Quindi loro nel punto 2 chiedono sostanzialmente di stracciare un'area e riconoscerne la funzione pertinenziale rispetto all'albergo. Quindi ripeto, il punto 1, salvo l'ufficio non mi corregga, dovremmo in teoria averlo visto in sede di classificazione, che riguardava la classificazione del fabbricato. Il punto 2 invece è l'inserimento di un'area, cioè lo straccio di un'area
che è pertinenza di un albergo. Vediamo un po'. Allora, questo è come è attualmente nell'adottato. Allora, tutto questo edificio 2 che rimane 2. E cosa chiede? Il D4, questo qui accanto, chiede che la pertinenza sua gli sia data come destinazione D4. Questo è l'attuale e modificato è questo qui. Eccolo qui. Nelle classificazioni non la vedo. No, no, ma non parla di classificazione. Allora, qui trovate, rispetto all'adozione, guardate bene, questo qui ha 3, vedete? Rispetto all'adozione, perché ci siamo accorti che c'era un errore in cartografia e andava in queste zone qui andavano messe le A3, però sempre con la destinazione 2, edificio classificato 2. Ma questa classificazione 2 la chiede ora o l'abbiamo già vista? Perché nelle classificazioni non la ritrovo la 407. No, non c'è. Antonella. Lui chiede anche che questo edificio venga tolto dallo storico. Allora, se l'abbiamo già vista in sede di classificazioni, non ci si ritorna sopra, però se invece non l'abbiamo vista... No, non l'abbiamo vista, infatti è parzialmente accolta l'osservazione, perché gli facciamo però, solamente allora, la modifica. Per correttezza, dopo andiamo a vedere anche l'edificio, perché lui lo dice. Certo, va bene. Lui dice l'edificio pur di impianto storico ha subito trasformazioni sostanziali, quindi lui chiedeva insomma di cambiare la classificazione. E quello che volevo chiedere invece sulla sede è il D4 che chiede diciamo l'ampliamento della sua sede comunque sul suo, cioè D4 e fabbricato quello del rosso sono senza proprietà. Sì, questa è l'altra domanda, cioè sono la stessa proprietà, Antonella? O c'è la firma di tutte e due, quantomeno? Aspetta, no, qui allora ci citano tutti i mappali nell'osservazione, per cui deduco che sia di proprietà tutto suo. Sì, ok. Ci citano tutti e tre i mappali, poi non è che siamo andati allora, a controllare la proprietà. La commissione è d'accordo, io direi, andiamo a vedere lo stato dei luoghi, così vediamo. Sia la natura pertinenziale dell'area, sia le caratteristiche del fabbricato. Allora, questo che vedete qua giù è l'edificio che abbiamo lasciato 2. E su questo direi che i dubbi non ci possono essere. Invece a me non mi sembra tanto da 2, ti dico la verità, mi sembra che invece mantenga. Questo edificio qui lo abbiamo sempre messo in 2, in storico, già dal regolamento urbanistico, che faceva parte, ora lo vedi male qui. Ci sono tutte delle decorazioni sulla facciata che riprendono la villa Ariston. Fermi tutti. Antonella, la Michela sta dicendo un'altra cosa. Non solo non gli va dato recente, sarebbe da 1. Avevo capito il contrario, voleva recente. Dico io, Michela, può essere che tu abbia ragione, a occhio mi sembra che tu l'abbia. Però non possiamo trasformarglielo in uno in questa fase, nel senso che abbiamo trovato forse un altro caso così e se lo volete segnalare come commissione lo facciamo e a verbale, però in questa fase non glielo possiamo cambiare. Bisognerà ricordarsi alla prima occasione, magari con un'istruttoria no, ulteriormente approfondita, ma di verificarlo bene perché penso, occhio, tu abbia ragione. Ok?
Ok, segnaliamolo. Io la segnalazione la Un'altra faccio. cosa qui. Io non lo so questo, cioè praticamente tutto questo giardino, secondo me è di pertinenza della casa, non dell'albergo. Quello se vuoi. Se io ti faccio vedere dall'alto, Vedete, sembra che Simone? sia. No, chiedevo Vai. all'Antonella, l'edificio di cui stiamo Sì. parlando ora, no? Dimmi, L'edificio di sì. cui stiamo parlando, Antonella? Sì, sono qua, dimmi. Allora, Senti? l'edificio di cui stiamo, sì, l'edificio di cui stiamo parlando ora, quello che diceva giustamente, secondo me, che un domani andrà classificato uno, è una civile abitazione, che cos'è? Deduco di sì, però non so, non è che l'abbiamo accertato noi. Io Non ve lo dico lo chiaramente, so. a me questa qui non... Ascolta Antonella, possiamo andare con l'omino sulla strada dove si affacciano quelle macchine lì, via degli Oleandri, e ci giriamo e vediamo Qui. magari Qui. l'aria? Sì. Sì. Il 951 sono tre appartamenti. Ok. No, perché Riccardo giustamente ha qualche dubbio, nel senso che effettivamente merita di essere approfondito sulla, su... Simone dice che è usato come magazzino e sgombero. Vedi, il fabbricato nel tempo ha subito un inesorabile declino strutturale, è questo? Sì, ma lì non c'è ombra di dubbio che questo appezzamento di terreno sia pertinenza dell'immobile. Cioè, perché lassù è Antonella, chiuso. È chiuso lassù. ma siamo andati in via degli Oleandri? eccoci, ci siamo. Qui, È questa? dimmi dove. Questa è via Vai dell'Oleandro. Sto andando verso il mare. avanti. Questo è, scusate, Giriamoci. questo è l'albergo. Giriamoci. Che qui No, vedi la foto, già ci fa lì, vedere. ferma lì, ferma lì. Oh, Io non ma capisco. perché girati verso le macchine. Lì. Ma io non so se è Girati un quello lì. pochino più a destra. Ma io non so se è quello lì. È questa l'area? Certo che è questo qui, Oh, Sì, è allora quello lì. fermati lì, fermati lì. L'albergo è questo qui sulla destra, questo edificio bianco? Sì. Ma e la casa dov'è? È Esatto. dentro le frasche. È qui dentro dove c'è È è qui intrascata. dentro. Appunto. Scusate, secondo me il problema è un altro. Vi dico come la vedo io. Il problema è che ho l'impressione che questa casa sia un tutt'uno con l'albergo, perché se viene usata come magazzino, però allora andava messo tutto in D. Non so se mi sono spiegato. Appunto, se è distinto la pertinenza della casa, se è tutt'uno, è tutto lì. Allora è un altro discorso. È anche vero che mette tutto in D4, quell'edificio lì ha un pregio. Appunto. Attenzione che non è la destinazione che ne fa il proprietario che identifica la destinazione dell'immobile, No, hai eh? ragione Alberto, però Appunto. effettivamente quella lì che è la resede dell'edificio rosso o la resede dell'albergo, dal punto di vista, no, no come viene usata di fatto, dal punto di vista. Catastalmente il 951 è un blocchetto di tre unità immobiliari con la sua riserva identificata, come diceva Riccardo. Sì, ma si vede, dai, si vede anche da come è sistemata. Poi che sia. Comunque io aggiungo questo, secondo me non è che cambi granché nella pratica, nel senso che se è l'unico proprietario, quella è comunque un'area urbanizzata, hanno voglia di metterci le macchine, mi seguite nel ragionamento? Vi torna quello che dico? Sì, Sì, dipende. però. Sì, dipende qual è l'utilizzo, nel senso che la pertinenza sul D4 estesa a quell'area lì è chiaro che ha delle altre possibilità, no? Appunto. Esatto, cioè se si tratta di conservare lo status quo, essendo questa, correggetemi, è ufficio se sbaglio, essendo questa un'area di pertinenza comunque di un edificio in territorio urbanizzato, il parcheggio delle auto può anche avvenire, no? Nel senso che non è che c'è un problema urbanistico a parcheggiare le auto in una resede. Sì,
Però chiaramente, se invece, come dice Jacopo, l'albergo vuole fare, che ne so, la piscina, e la piscina non ce la fa, ecco. Ma Simone, io non ho capito, ma la pertinenza quindi la chiede per l'albergo, la chiede, non per la casa, esatto, per quella... esatto. Perché c'è scritto che la chiede per l'albergo. Ma non è di pertinenza dell'albergo, è della casa. Perché chiede funzioni legate all'attività dell'albergo Hotel Monte Carlo, diventando di fatto una sua pertinenza. Lui la vorrebbe far diventare pertinenza dell'albergo. Ora l'unica cosa... ci si fa, Antonella, ad andare all'incrocio? Non so se mi sono spiegato dove. Dopo Alberto, quando è finito Simone Alberto, che si è prenotato. No, ma all'incrocio dove c'è l'albergo, sul lato dell'albergo. Allora di qua, sì. Sì, perché lui chiede anche quest'area qua, che invece è davanti all'albergo, o mi sbaglio io? No, quella davanti c'è. L'albergo qual è, Antonella? Questo qua. Ecco, allora l'incrocio lì dove c'è c'è un incrocio nella... Scusa, si può tornare sulla planimetria? Sì. Eccolo lì. Oh. Lui davanti ce l'ha già come resede. È già, vedi? Questa, aspetta. Questo io ve lo tolgo perché è come gli abbiamo... accolto noi. Ma si può vedere com'è anche nel regolamento urbanistico, perché lui chiede di rimanere nel regolamento urbanistico. Aspettate un attimo. No, regolamento urbanistico è così, come è nel PO. Allora... come nel PO. Vedi. Ma allora come mai... Io onestamente penso che abbia ragione Riccardo, poi mi taccio, ma cioè, come posso dire, non è la risiede dell'albergo quella lì, non c'è nulla da fare, secondo me. Poi, e dopodiché, se il problema è parcheggiarci le auto, potrà continuare a farlo, perché anche se è la risiede di un fabbricato, nessuno glielo viene. Perché lui chiede di non modificare la previsione dell'RU vigente, ritenendo che la stessa corrisponda correttamente allo stato dei luoghi. Allora perché fa l'osservazione al contrario? Aspetta, fatemi aprire l'osservazione. No, è lui che chiede. Chiede di non modificare, al punto 1, di non modificare la previsione dell'RU vigente, ritenendo che la stessa corrisponda correttamente allo stato dei luoghi. Di limitare la previsione di cui sopra al solo fabbricato e alla sua pertinenza, ritenendo che il terreno adiacente non possa essere assimilabile o unito ai caratteri dell'immobile. No, ma Manuela, al punto 1 si riferisce alla classificazione dell'edificio. Appunto. Ma no, perché parla di previsione dell'RU. Sì, sì, ma fa riferimento alla secondo me alla classificazione. Sì, è la classificazione dell'edificio. Infatti nell'RU l'edificio, perché gli abbiamo dato 2? Nell'RU era un 3 e il 3 non c'è più come classificazione. Ecco. Sto guardando l'osservazione che chiede, questa va bene. Sì, dai, lui ci racconta uno stato di fatto, si capisce anche dall'osservazione, eccolo lì. Lui ci dice, guardate, ormai da anni quest'area viene usata come parcheggio dell'albergo. Quell'edificio, probabilmente come ci accennava Alberto, al di là della destinazione d'uso possibile, di fatto viene usato come accessorio o impressione, e quindi lui si preoccupa, credo, no, di poter usare quest'area in chiave pertinenziale. Però il problema è quello che dice Riccardo, cioè che nel momento in cui li tieni separati, gli edifici e l'albergo, onestamente sembra più pertinenza all'edificio. Questa è la mia opinione, poi per amor di Dio, non è che... Forse, Presidente, c'era Alberto che voleva intervenire? Sì, infatti gli avevo dato la parola prima. Io credo che sia percorribile
l'accoglimento della richiesta che fa lui, perché anche se la risiede dell'abitazione, mi sarei fatto una domanda sulla parte inversa, no? Se avesse chiesto un aumento della risiede del fabbricato a discapito dell'attività, visto la particolare propensione che abbiamo nell'agevolare le attività, nel cercare in qualche maniera di agevolarle. Dico, anche in un'ottica volesse realizzare una pertinenza, come non mi ricordo chi aveva presunto una piscina, se no non potrebbe realizzarla, no? Per offrire una miglior esperienza a chi va nella struttura. Quindi tutto sommato non ce lo vedo il mare, come, così come ha previsto l'ufficio di individuare la risiede del fabbricato e ampliare quella dell'attività. Bisogna essere consapevoli, prendo la parola, del fatto che No, l'utilizzo attuale dell'area, per quanto in questa situazione non sia pertinenza del fabbricato, non comporta opere, non comporta trasformazioni consistenti. Se appunto. si legittima una funzione pertinenziale di quest'area qui, è chiaro che si apre la porta a delle trasformazioni che sono più ingenti. Quindi lo vogliamo La fare? perdita di parcheggi, e poi i parcheggi si ribaltano sul litorale. Ma se si fa una situazione del genere, Jacopo, lì ci si inserisce anche l'abitazione lì, quel magazzino, non lo so cos'è, quel due lì. Allora, se no non ha Magazzino, senso. hai detto che è impianto storico, ora dice un magazzino. No, non lo so, lo dice lui che lo usa. No, lo dice lui che lo Detto usa come che scusa, rimessaggio. L'hai visto? l'impianto storico non è Per la da 2 da 1. legittimazione di tipo residenziale, poi si fa nel magazzino del Riccardo, bosco. Ho detto, io non ho capito. Io non ho capito come è identificato, lo dice lui che lo usa Secondo come te è un 2 o magazzino e 1 come quello là? sgombero, hai capito? Secondo Ma te è un dico, 2 o 1? se la, se, ma sì, è un 1 e dove c'ha le macchine è pertinenza di quell'1. Se volete Esatto. dire che quello lì è la pertinenza dell'albergo invece, allora anche quell'edificio lì deve inserirsi Ma io non lo dico che è a far pertinenza parte dell'albergo. dell'albergo. Io non la vedo Io come pertinenza. Allora, ma avete non lo capito che dico dico? che è pertinenza dell'albergo. Io non la vedo come pertinenza dell'albergo, io la vedo come pertinenza di Sono quell'edificio lì d'accordo 2. con te. Qualora la voleste mettere come pertinenza dell'albergo, cosa a cui io non sono d'accordo, Io anche non ce la voglio quell'edificio 2 mettere, deve aspetta. inserirsi nella previsione dell'albergo. Brava, io non ce la voglio mettere per pertinenza dell'albergo, l'ho già detto. Va bene, ok, le posizioni sono state chiarite. Io volevo chiedere un'altra cosa, se si può tornare sulla previsione adottata, volevo capire un po' le dimensioni dell'operazione, cioè, ok, basta così, basta, basta, basta. Anzi, io sono favorevole per una riqualificazione della casa, che è molto bella, con una bella pineta, eccetera, è bellissimo lì. Un bel giardino. Anche perché l'albergo mi sembra che una parte pertinenziale ce l'abbia sul dietro. Ma sì, e lì lo rivuole sfruttare, poi tutti i parcheggi dopo le butta sul litorale. Diciamo angolo lato mare. Beh, mi sembra che Graziano, che dici? Che mi sembra che si sia parlato tutti, eh? Ah, io stavo zitto, non ho parlato nulla, sempre stavo zitto io. No, dico se tu vuoi dire qualcosa, se è No, qualcosa. tanto che se dico qualcosa, meglio stia zitto. No, devi parlare, Graziano, ma che discorsi fai? Di come la No, pensi? faccio dire, no, guarda, oh, cominciamo perché se devo parlare dopo viene fuori del casino. Sto zitto è meglio, fatemi sta zitto, che è meglio, te lo dico io, è meglio. No, Graziano, scusami, io l'accetto volentieri, anche se è diversa da quello che penso io, la tua Yeah. opinione è No, la no, mia. Riccardo, non è una questione di questo, è una questione del tutto totale. È meglio che stia zitto, datemi retta. E si fa casino, Graziano, ci chiariremo in qualche modo. Scusa. Alberto, hai chiesto la parola. Io rinvito un'altra volta il commissario a prenotarsi. Allora, Riccardo, capisco quello che dici te, che dici con l'ipotesi che si riversano le macchine sul viale a mare nel parcheggio, no? Partiamo però dal presupposto che se la identifichiamo come risiede del fabbricato, un'attività commerciale non la può usare come risiede propria, perché è una pertinenza della civile abitazione.
Quindi il problema, dico, delle due uno si manifesta lo stesso, perché dico, essendo, ripeto, una risede privata di una civile abitazione, non può essere destinata al parcheggio commerciale. Quindi io rimango dell'idea che è più plausibile allora legittimare il parcheggio rendendola risede del fabbricato, come abbiamo fatto in altre osservazioni, o trovare un'altra soluzione alternativa, perché il fatto che tu gliela mantenga fabbricato 1, 2, 3, con che classificazione vogliate la risede del fabbricato, di fatto non legittima che l'albergo ci possa mandare i clienti a parcheggiare all'interno. Allora diamogliene una striscia, invece che tutta una striscia al fondo. Aspetta un attimo, no. Simone non ha detto questo, ha detto, essendo in un'area urbanizzata, mi sembra di aver capito, lì ci possono parcheggiare le auto, nulla osta a parcheggiare se ci vuole parcheggiare. Non ci può fare gli interventi se gliela inserisci nel D4, non ci può fare... Ci può fare degli interventi che non ci può fare, tipo la piscina, e quindi perde di significato anche il parcheggio, perché te lì parcheggi, non ce le vedrai più se la inserisci nell'area di 4, capito? E tutti questi parcheggi si riverseranno sul lungomare. Riccardo? Sì. No, dicevo. E quindi penalizzando anche una, scusa, finisco, è veloce, una dimora storica che c'è, che ha per me tipologie, come ha detto la Michela 1, e lì andrebbe valorizzata quella che è una ricchezza del nostro territorio. Ma per quello, io lo so che sono favorevole allo sviluppo delle attività, non è che non sono sfavorevole, ma lì mi sembrerebbe più importante valorizzare quella dimora storica che c'è. Sì, io volevo semplicemente dire questo, poi volevo fare una domanda all'ufficio. Sì, quello che dice Alberto è corretto nella misura in cui il parcheggio diventi però, Alberto, un'attività commerciale in sé, perché se io sono, cioè se lo fanno pagare, per essere chiari, no? Sì, perché scusami, se io sono proprietario di una casa e c'ho un albergo accanto e quell'albergo mi dice ti dispiace se due macchine parcheggiano a casa tua, non è che se io gli dico a voglia no, c'è un illecito urbanistico, no? Cioè, se c'è un'area di riserve dove le automobili ce le posso parcheggiare, non succede nulla se ce le parcheggio. Hai ragione te, si diventa commerciale. Cioè, se ad esempio, no, fa pagare il posto auto, allora sì, è un cambio d'uso funzionale, perché a quel punto c'è una dimensione commerciale. Chiaramente si entra su questioni che nella pratica sono di lana caprina, no? Cioè nel senso che non, come fai a governare una cosa di questo tipo? Ora, io condivido entrambe le esigenze, no? Da un lato lo sviluppo dell'attività alberghiera, dall'altro lato la salvaguardia di un edificio che sembra essere bello e anche con una resede bella. Quindi il problema qui è questo, no? Cioè che se eravamo dinanzi ad una situazione di un'area libera, come posso dire, senza particolari valori, il ragionamento di Alberto era l'unico ragionamento premiante. E invece qui il ragionamento di Alberto, che è serio, no, confligge con un altro valore di carattere, chiamiamolo architettonico ambientale. Questo è il problema, no? Perché se non saremmo qui a discuterne già da un po'. Ora, volevo chiedere una cosa alla Manola. Manola, ma noi, no, gli alberghi storici tipo l'Ariston, come li abbiamo classificati? A livello di edifici, intendo dire. Sempre a livello alberghiero, ma storico. Che sigla gli abbiamo dato? Ora, aspetta, bisogna che vada a pigliare la leggenda, perché a me tu me la ricordo. E mentre che la Manola controlla sta cosa, mi viene in mente che per come si sta sviluppando la discussione, mi sembra che avessimo potuto, ci avesse richiesto l'osservante una normativa speciale, questo probabilmente era il caso. Sì, ma io infatti stavo facendo, lo anticipo alla commissione, questa domanda, perché se alla fine noi avessimo, eccolo lì. Ah, con dei fabbricati storici. Okay. No, questi qui con il bordo rosso del fabbricato.
Ma il D4 spazio aperto invece è la disciplina di ogni D4. Quelli che non sono perimetrati in rosso sono alberghi recenti e fanno gli interventi. No, ma Jacopo domanda un'altra cosa, dice, le aree di pertinenza sono sempre di quattro celesti. Sì, certo, non è che stiamo a distinguere fabbricato principale o fabbricato pertinenziale, fanno parte del complesso. Neanche gli spazi aperti, quindi appunto. Cioè, Sì, certo. ok. Posso Nel dire una senso cosa, che... vedi, vedi Riccardo, questi qui perimetrati di rosso, no? Dentro il D4 sono degli edifici alberghieri storici, no? No, perché uno potrebbe anche, però forse andrebbe fatta una modifica normativa, uno potrebbe anche dire... No, l'inserisco un D4 in modo tale che lui è più agevolato nell'uso dell'area come parcheggio, però inserisco nel D4 una norma che dice che la possibilità di fare interventi pertinenziali è comunque limitata quando ci sono dei valori storico-ambientali da difendere, cioè che non è automatico. Non so se mi sono spiegato quel che voglio dire. Cioè uno potrebbe inserire l'area nel D4 e poi fare una modifica normativa al D4 facendoci ragionare Fabrizio Cinquini, tra l'altro no, potrebbe essere una modifica normativa, lo dico alla commissione, che serve anche a prescindere, perché prendete il complesso della villa Ariston, non è che se c'è un sistema di alberature di verde si può fare la Sono piscina e distrugge gli alberi, faccio per dire, no? d'accordo, anche sui percorsi storici, per esempio, d'accesso, sì. Quindi uno potrebbe metterlo nel D4, però poi per salvaguardare la cosa che dice anche Riccardo e la Michela, inserire nel D4 una norma più di carattere generale che forse serve, ripeto, anche in altre situazioni, dove si dice le aree pertinenziali, no? Degli alberghi ovviamente come dire, laddove ci sono dei valori ambientali o storici da preservare, vanno preservati, detta in termini, ora non si può scrivere così. Quindi, se volete, si potrebbe, diciamo, lasciare aperta questa ipotesi di inserire l'area nel D4, ma chiedere al Cinquini, e se la Manuela è d'accordo, di introdurre nella norma del D4 una previsione di tutela dei valori storici e ambientali. Che ne dite? A me sembra una buona proposta, con lo specifico riferimento oltre che ai fabbricati che non sono di impianto storico ricadenti nella partizione del D4, anche delle sistemazioni degli spazi aperti. Esatto, Quindi che tra l'altro è una norma che ci può servire anche in altre situazioni. delle reserve non occupate. Detto questo, poi, e poi mi chiedo davvero, do la parola a Alberta e alla Michela, nel caso di specie mi sembra che cioè, il proprietario in realtà stia scegliendo se funzionalmente destinare, e poi anche nel caso a livello di trasformazioni ammissibili, quel fabbricato ha una pertinenza funzionale, quello diciamo di valore, ecco, ha pertinenza funzionale dell'albergo e di conseguenza anche il suo spazio verde intorno. Quindi, come dire. Se andassimo nella direzione che propone l'assessore, lui comunque una scelta di campo c'ha da farla, no? Ecco, se destinare e procedere con delle trasformazioni che confermino sempre più un legame, una relazione di pertinenzialità funzionale tra l'albergo e quello che c'è accanto, ovvero il fabbricato e il terreno. Però qualche elemento, secondo me, insomma, di tutela va dato. Per orientare le trasformazioni di quell'area lì, come di altre che si trovano ad avere un albergo e nello stesso tempo un impianto precedente che va in qualche modo mantenuto o non troppo alterato. Tradotto Jacopo nella pratica vuol dire se te quell'area lì la usi a parcheggio dell'albergo, ti mettiamo come dire al pulito, no? Da ogni punto di vista, visto che ci può essere qualche elemento borderline e non ci sono problemi. Se te quell'area lì Tu invece tu la progetti in volessi questo modo, sì. trasformare per realizzarci della superficie, no? Costruita nuova, allora c'è una norma di tutela dei valori storici e ambientali,
che limita questa possibilità, e forse questa norma ci può servire anche in altri casi. Questo sì, è il senso. E secondo me va proprio vista, nel senso, quella norma lì, perché appunto fin tanto che è un parcheggio, una roba che non occupa volume o non trasforma eccessivamente, ben progettata va anche bene. Già sulle piscine, secondo me, siamo... Esatto. Alberto? No, volevo semplicemente, perché mi serve anche a me, serve a me, a chi ci ascolta professionalmente, volevo capire se la discriminante era semplicemente lo svolgersi l'attività, quindi chi dà manola, se la discriminante era quella eventualmente di pagare il parcheggio, o se un'attività di qualsiasi natura essa sia, che abbia inadecenza alla propria attività e risiede un'altra proprietà, se può utilizzare la risiede, il terreno di questa proprietà per farci parcheggiare, se fosse un negozio i propri avventori, se è un'attività ricettiva i propri clienti. Volevo, questa proprio anche per questione professionale, per tutti, volevo capire dalla manola se era possibile. Grazie. Non sono sicura di aver capito bene, cioè te, ma un'area di pertinenza, te dici se può essere utilizzata come parcheggio? Io in questo caso di specie, no? Abbiamo l'albergo con la sua pertinenza, accanto la stessa proprietà ha una... Allora, su questa pertinenza che gli viene attribuita sotto il profilo urbanistico, lui ci può fare il parcheggio, ci può fare l'ampliamento dell'albergo, ci può fare la piscina, può fare quello che vuole, ovviamente nel rispetto parametri urbanistici, distanze, superficie permeabile e così via. No, poi, dicevo, se non gli fosse stata, se non gli venisse accettata, se rimanesse il fabbricato. No, se rimanesse nel fabbricato come area urbana storica non potrebbe fare l'ampliamento dell'albergo, non ci potrebbe fare il... Ma lui il parcheggio, si possono parcheggiare i clienti? Ecco, lui dice se c'è un'area decente. Secondo anche me se no, perché è un'altra disciplina. Da una parte si parla inglese e da una parte si parla francese. Poi, se questi spazi aperti vengono utilizzati dalle strutture commerciali, dagli alberghi, magari ci sono anche altri casi che io non conosco a Camaiore, e nessuno dice nulla, può essere fatto tranquillamente. Perfetto, dire. Era solo per non creare un'informazione distorta. Però se si parla di conformità, siccome ti riferisci a me, va bene, e giustamente no. Ti riferisci a me, io lo ridico un'altra volta per essere chiari. Teoricamente, come dici te, perché è chiaro che se io prendo un'area e la destino in modo continuo, no, ad un'attività alberghiera, logica vorrebbe, no, che quell'area sia dentro la pertinenza dell'albergo, va bene. Ma dal punto di vista pratico, perché se no ci si prende in giro, non ci sarà mai un'infrazione edilizia, no? Cosa vado a contestare a uno di aver parcheggiato nella riserva di una casa e vado a controllare se l'automobile era ospite della casa o ospite dell'albergo? Questo sto dicendo io, no? Cioè, ora se no, se io a casa mia, no, gli dico all'albergo accanto e parcheggiaci due macchine, non è che c'è un illecito edilizio, perché in che si tradurrebbe l'infrazione edilizia? Poi sono d'accordo con te, siccome questo è un confine borderline, la cosa più, diciamo, naturale, no, è siccome quell'area viene stabilmente, non occasionalmente, è quella la differenza, no, Alberto, stabilmente, non occasionalmente, utilizzata come area a servizio di un albergo, è meglio metterla nel D4. Però tutta questa discussione nasce per il fatto che lì ci sono anche dei valori ambientali, no, e dei valori storici. Quindi io non è che volevo dire che in un'area di pertinenza di un'abitazione te ci puoi fare stabilmente il parcheggio dell'albergo, per l'amor di Dio, certo che no. Dico solo che nella pratica non ha, infatti non c'ha problemi, no, a parcheggiare macchine oggi, se no saremmo già di fronte a un illecito edilizio, no? Perché non c'ha problemi? Perché in una riserva di una casa le macchine ce le puoi parcheggiare, non è che non ce le puoi parcheggiare. Dopodiché, se lo fai tutti i giorni, no, Alberto, c'è il rischio che dici te. Se lo fai saltuariamente, probabilmente quel rischio lì non c'è. Ed è una situazione borderline. Quindi sono d'accordo con te, non è che io volevo dare un'informazione
che nelle case, nelle riserve delle case ci si può fare i parcheggi degli alberghi, non è questo il punto. Volevo dire che non siamo di fronte a un illecito edilizio, no? Perché un illecito edilizio vuol dire quando io faccio, come dire, delle opere, no? Che trasformano i luoghi, e allora si apre un illecito, un'infrazione edilizia dove io ti contesto, no? Diciamo così, le opere che non potevi fare. Ora, qui l'illecito edilizio ci sarebbe in misura della continuità, no? Con cui questa area viene utilizzata come parcheggio dell'albergo. Capisci che è una questione di lana caprina, no? Quello che volevo dire io, no? Se quelle macchine sono, no? Quindi, secondo me, non a caso ho fatto questa proposta, la migliore cosa sarebbe inserire l'area nella D4 e poi però avere una norma che protegga quei valori di cui si preoccupavano altri commissari. Ecco, questa era la mia proposta. Proprio Alberto, tenendo conto anche di quel che dicevi te, non è che... Quindi, quel che dice il consigliere Iacomini è corretto, no? Se un'area è stabilmente utilizzata come pertinenza di un albergo, va messa come pertinenza di un albergo. Questo è chiaro, no? Che è così. Tant'è che io ho usato questa espressione, è un modo di mettere al pulito le cose e non averci equivoci. Dopodiché lui grandi problemi a parcheggiare le macchine lì non ce l'ha, però è meglio mettere la situazione al pulito, magari con una norma, ripeto, che tuteli i valori che ci sono lì. Ecco, tutto qua. Scusate se sono intervenuto, ma ecco, ci tenevo perché... La Michela... Allora, io volevo dire, Antonella, ma la particella in cui ci vengono parcheggiate le macchine, no? Che noi diciamo che è pertinenza del 2, effettivamente è pertinenza del 2, cioè proprio tutta la particella, diciamo. Aspetta, che ti guardo. Cioè, te volevi sapere, Michela, scusa. Sapere se dove vengono parcheggiate le macchine è la stessa particella dove c'è l'edificio 2. Aspetta, Sì, Michele, è così. Mentre e allora anche di lì si vede che comunque sia è la risede del 2. Ora dico una cosa, io non sono d'accordo neanche a farla diventare di 4 con la norma, Michele. Ti dico la verità, perché Michele, secondo me è così. Dimmi. No, scusa, non ti voglio interrompere, finisci. No, dimmi. No, ma non c'è dubbio che sia così. Cioè, se dobbiamo fare una valutazione statica, quella è la pertinenza dell'edificio 2. È fuori discussione. Ecco, Alberto Iacomini faceva un altro ragionamento, che è questo: siccome qui siamo di fronte, siamo nel territorio urbanizzato, no? E siamo di fronte ad un'attività economica e noi stiamo facendo scelte che ovviamente favoriscano lo sviluppo, no? Lui diceva: possiamo anche scegliere in questo caso, no? Di sottrarre una reseda ad una casa per darla ad un albergo, no? Per aiutare un albergo a svilupparsi, lo possiamo scegliere. Ed è come dice lui, si può, perché la legge ce lo consente, si prende, è il primo caso, no? Forse che ci capita così, o meglio, non è il primo caso che ci capita così, ma è il primo caso, diciamo, di interferenza fra questa esigenza e un valore ambientale, no? Quindi lui diceva, ma perché non dobbiamo aiutare un albergo a svilupparsi, tanto più che un parcheggio di un albergo a logica deve stare nella riserva dell'albergo, questo dice lui, no? Allora, io cosa ho cercato di dire? Ho cercato di dire, vabbè, il parcheggio non sarebbe un grande problema in ogni caso, però è vero quello che dice lui, è più lineare che stia, diciamo, nella risede dell'albergo. Siccome la preoccupazione mi sembra, tua e di Riccardo, che io condivido al 100%, è quella di salvaguardare lo stato dei luoghi, cioè non è che voi non volete che ci parcheggino le macchine, voi volete salvaguardare il verde e l'edificio, mi pare, allora la mia proposta era: mettiamo l'area in D4 perché può essere appunto un modo per dare una mano ad un'attività economica a sistemarsi meglio rispetto ad una situazione promiscua, però inseriamo nel D4, che fra l'altro ci serve a prescindere, una norma che dica: non è che se io ho la reserva dell'albergo possa ampliare, farci la piscina o consumare suolo come nulla fosse, no? Dipende dai valori che ci sono sopra. Se ci sono dei valori storici e ambientali, quei valori storici e ambientali vanno tutelati. Perché guardate, ci sono alberghi al Lido, no? Anche lì vicino,
che hanno delle residi bellissime dal punto di vista storico e ambientale e vanno salvaguardate. Allora, questo caso ci può servire anche a sistemare meglio la norma di carattere generale e quindi dare a lui la possibilità di usare più serenamente quell'area in funzione dell'albergo, però anche salvaguardare, no, i valori che ci sono lì sopra, che mi sembra però ci sia. Il valore storico, Simone, il valore storico viene dato all'edificio, non alle residi. Appunto, e invece la norma che propongo io lo dà anche alle residi, capito? Ah, cioè, di darlo anche alle residi, perché se no, dicevo, delimitarlo subito e lasciarlo in una striscia, nel senso, non tutto in D4, lasciare la pertinenza giusta all'abitazione, all'edificio 2, che secondo me è 1, lasciargli la pertinenza giusta e dargli una striscia in D4 dove potrà fare il parcheggio. Sì, vedi, nel disegno dell'ufficio, l'edificio 2, lo vedi, c'ha tutta questa pertinenza verso la via delle Azalee, no? Davanti all'edificio. Il problema qual è? Lo vedi, è che questo edificio, se te fai una proiezione, no, tra i due edifici, è praticamente sul lato dell'albergo, lo vedi, è sovrapposto sul lato dell'albergo. Quindi è effettivamente una situazione molto promiscua, no? Ma lì è proprio da estendere ancora in avanti invece praticamente la reside dell'edificio e lasciargli magari una strisciolina di 4 in cima, se gli serve solo per le macchine. Ma secondo me, come diceva Riccardo, non gli serve solo per parcheggiare le macchine, quando ce l'hanno di 4, ora se dici vabbè si mette una norma è che magari ci fa qualcosa. Io meglio, capito? Io proponevo di lasciarlo di 4, ma mettere una norma che in questi casi salvaguardi le aree. Ecco, tra l'altro, e se no si regolarizza subito, Simone gli si lascia, ma scusami, ma se gli si lascia una striscia, vacci un po' con l'Antonella, vacci un po' col cursore. Ecco, io voglio dire una cosa, la ricerca dell'abitazione qui. Aspetta Riccardo, finita la parola, un attimo. No, no, la mia proposta era di aumentare la reside dell'abitazione anche dalla parte qua verso la strada praticamente, no? E lasciare una striscia che gli poteva servire per parcheggiare le macchine, ma giusto per quello, capito? Riccardo? Io chiedo, le foto di Google, no, che si trovano sui mappali, a che anno corrispondono? Perché io vado su Google e vedo delle immagini che sono completamente diverse da quelle che mi fate vedere voi, no? Cioè che vedo, cioè io sono su Google e lì io sono scritto 2020, Riccardo, c'è scritto Street View ottobre 2020. Io ma questo sono su Google. Eh sì, io queste ho, vedo aperto Google. Lo davanti Google, lo apro e vedo una reside della casa bellissima, dove non ci sono le macchine. Dove esatto, sono. Allora se io vado con l'omino hai ragione te, e è questo. E se allora io la voglio riportare lì. Ecco, se io invece vado dall'alto me lo dà diversamente, cioè me lo dà con le macchine, eccolo qui, vedi? Appunto, quindi vuol dire che è stato successivo, e hanno fatto uno scempio successivo, perché se ci andate con Google, vedete una cosa che è bellissima, una casa storica bellissima, con una reside bellissima. Io in questo caso non transigo, vi dico la verità, perché lì c'è una dimora che è rara trovarla al Lido, bellissima, e va valorizzata quella, riportare, è questo, e va riportata allo stato dei luoghi in cui era quella dimora. Non è che il fatto se lui ha utilizzato in maniera non giusta il parcheggio, quell'area gli va, allora perché per lo stato di fatto che è 2 o 3 anni che lo fa, gli va dato, è 2 o 3 anni lo fai, allora va bene che si viene incontro. No, hai sbagliato. E si torna com'era, perché lì c'è un immobile storico che ha un... A me d'impatto mi piace molto. E qui non è che si deve autorizzare quello che lui ha fatto, fra virgolette, illegalmente, se così passatemi il termine, per 2 o 3 anni. Lì va ricostituito lo stato dei luoghi in cui si trovava. Ecco. E no, a me non mi... Lì fate, se gli date la striscina, se fate una bruttura, quell'area lì diventa brutta. Io... Sapete che io sono per lo sviluppo dell'attività economica, eccetera, e quell'area lì verrà trascurata e verrà resa brutta. Io la vedo così. Per me bisogna ritornare a com'era e valorizzare quella dimora storica, anzi trasferirla da 2 a 1, perché quello è, perché poi non so se essendo 2 se poi si può tutelare o meno, visto che col 2 può fare tanti interventi. Io la vedo lì, punto, non c'è ombra di dubbio.
cioè io vado sull'immagine di Google del 2020 e c'ho una cosa bellissima, vedo dalle foto aeree una cosa bruttissima e io dico ripristiniamo lo stato dei luoghi che era prima. Non capisco. Non gli leveresti neanche una striscina, Riccardo? No, no, per dire... io, cioè io non è che sono, ma, perdonatemi, non è che io sono contro quello che chiede, io sono per tutelare un valore storico, ambientale, punto. Io non è che sono contro, cioè per principio, per partito preso, anzi io sono favorevole allo sviluppo, ma a me quell'area lì piace nell'altra maniera, quindi io onestamente, lo dico con tutta sincerità, non la, io sono contrario a inserire nell'area di 4, cioè io non ce la inserisco, cioè ora rispetto le vostre opinioni, ci mancherebbe altro, io non me la sento da un punto di vista mio personale di deturpare secondo me quell'area, punto. Cioè poi voi adottate tutte le misure che volete, io sono contrario a questa cosa qui, ma per un fattore mio personale, punto. Presidente. No, ma anche a me mi sembra una forzatura, ti dico la verità, nella D4 sicuramente no, l'unica cosa, ecco, e la mia proposta resta questa, di prenderne una strisciolina e lasciare una giusta resede alla casa comunque, e se proprio per il parcheggio, se no nell'inserimento in D4 non sono d'accordo. Presidente, no, volevo dire questo, allora, io la proposta... di modificare la norma di 4 inserendo una formula di tutela dei valori storici e ambientali chiedo all'ufficio di lavorarci a prescindere da questa osservazione e poi di sottoporla a, diciamo, a una delle ultime, no, commissioni che saranno dedicate, diciamo, a sistemare le ultime cose, perché dalla discussione che abbiamo fatto mi sono accorto che è opportuna questa norma a prescindere dalla situazione che stiamo guardando ora, nel senso che laddove abbiamo alberghi individuati come storici va precisato che quei valori valgono anche per le resedi, laddove le resedi contengono quel tipo di valori storici o ambientali. Poi, siccome il piano è nuovo, magari ci sta anche che ci sia già questa norma, se c'è già meglio. In ogni caso, Manola, approfondiamo, perché abbiamo noi al Lido di Camaiore degli alberghi dove la qualità non è solo sull'edificio in sé, ma è anche sulle riserve. Quindi questa a prescindere, così lo chiarisco, no, ai vari commissari, è una proposta che prescinde da questa situazione che ha consentito semplicemente di renderci conto di un eventuale problema. Nel merito, io niente, la mia l'ho detta, capisco quello che dice Riccardo, ed è una cosa che non avevo notato, cioè effettivamente a vedere le immagini sembra che lo stato dei luoghi sia cambiato di recente, perché se capisco bene questa è un'immagine che si vede dall'alto del 2021, se capisco bene, e le foto di prima sono del 2020, se ho capito bene. Quindi effettivamente è una situazione abbastanza antipatica. Niente, quindi io su questo poi... la commissione esprimerà il suo parere e valuterà. In ogni caso, ripeto, la modifica del D4 mi sembra opportuna. E in questo modo la commissione sa che se poi per caso dovesse esserci una prevalenza, no, che ritiene che quest'area si inserisce nel D4, in ogni caso i valori che ci sono sopra vengono salvaguardati a prescindere, ripeto, senza esprimermi sull'osservazione, perché è una situazione molto molto francamente insomma, effettivamente quelle foto che si vedono, diciamo, a un livello altezza uomo sembrano molto diverse da quelle dall'alto, ecco. Io aggiungo, credo che intanto sulla modifica generale sulla disciplina delle funzioni del D4, la proposta che fai trovi l'accordo di tutta la commissione. Aggiungo che in questo caso specifico le perplessità ci sono, da parte mia, insomma, la soluzione che hai dato è proprio, come dire, l'estrema ratio, perché è chiaro che o qui il richiedente decide cosa vuol fare da grande, anche in termini alle destinazioni che vuole associare a tutta l'area, e quindi su quella chiede una normativa speciale, oppure se no è difficile
poter trovare un punto di caduta e un punto di equilibrio. Io non posso essere troppo distante dalla posizione di Riccardo, che in questo senso condivido. Se non c'è nessun altro, a questo punto direi che ci si lascia con... si rimanda, diciamo, a quando sarà pronta la formulazione della norma aggiuntiva sulla disciplina dei D4 e su questa dobbiamo segnalare che ci sono delle opinioni articolate, direi, però su quale proposta, cioè sulla proposta di estensione del D4 che hai fatto te, Simone, o su quella sulla richiesta? No, allora, per essere corretti, è l'ufficio che ha proposto l'estensione D4, quindi... Sì. È l'ufficio che ha proposto l'estensione di 4. Ora, ripeto, a me la modifica normativa sembra opportuna a prescindere. Questo quindi, sicuro, questo sicuro, e a generale. Non lo so se l'ufficio, Marola, sotto il profilo della vostra istruttoria, voi dovete valutare se alla luce di questo approfondimento avete qualcosa o no da rivedere. Ma questo, diciamo, prescinde dal fatto che ci sono una pluralità di opinioni, però diventa rilevante per capire qual è la proposta dell'ufficio. Ecco, questo sì. L'ufficio manterrà ferma la proposta del D4, la commissione esprimerà un parere su quella. Se invece l'ufficio, alla luce di questi approfondimenti, ritiene che effettivamente quella sia la risede della casa, allora dovrà correggere l'istruttoria, no? Dicendo che forse c'è un errore, e allora poi la commissione esprimerà un parere su quello. Però questo io, come posso dire... Ma no, tanto per essere chiari, qui c'è, siete voi, no, che lo dovete stabilire, nel senso che un conto, seguimi il ragionamento, un conto è quando voi fate un'istruttoria, no? La commissione esprime un parere diverso su un aspetto discrezionale, no? E voi poi dopo aderite a quel che dice la commissione come se deste un parere preventivo ad una sorta di emendamento, no? Questa è una fattispecie. Altro invece è se voi durante i lavori della commissione ritenete in autotutela, come posso dire, no? Di correggere un errore. Allora lì dovete proprio cambiare l'istruttoria dando atto che c'era un errore. Questo lo devi valutare te, ovviamente in totale libertà, di volta a volta. Ecco, va bene? Ok, d'accordo. Non so se mi sono spiegato, eh? Va bene. Ok, allora Presidente, si va avanti? Sì, io vi segnalo che fra 3 minuti c'ho da uscire dalla commissione. Ma infatti anch'io, ma si era detto che finiva alle 11:15? Sì. E allora che si va avanti? Andiamo. Se vai via fra un minuto. Giusto il tempo di salutarci. Sì. Ci si vede mercoledì alle 3. Va bene. Okay. Ciao. Okay. Ciao a tutti. Bene, ciao a tutti. Ciao. Eccomi.